dobbiamo utilizzare bene il tempo, perché poi aerei non sarebbe bello interrompere. Mi raccomando, telefoni. Allora, la conferenza urbanistica Chiedi di Bernardo Secchi, la introduce Carlo Pisano, nostro dottorando assegnista, e anche, non da ultimo anzi, allievo di Bernardo Secchi e Paolo Di Canio. Buonasera a tutti. Era mia intenzione iniziare questa brevissima presentazione, parziale presentazione del professor Bernardo Secchi, attraverso una citazione tra le tante che possiamo ritrovare sui testi che sono diventati ormai dei veri e propri manuali di urbanistica e punti di riferimento della cultura contemporanea, come per esempio La città del XX secolo, Prima lezione di urbanistica, Il racconto urbanistico, è pubblicato l'anno scorso, La città dei ricchi e la città dei poveri, solo per indicarne alcuni. Però il fatto che non abbia trovato una citazione, una frase veramente simbolica del suo pensiero, per come l'ho conosciuto io in appena 2 anni di collaborazione, mette in luce un primo aspetto che secondo me è fondamentale nella sua opera, e cioè quello di non proporre un'urbanistica da manifesto, un'urbanistica dello straordinario, della frase d'effetto, ma di proporre invece un'urbanistica costruita sul lavoro quotidiano, cioè fatto di studio e di ricerca, che possiamo ritrovare per esempio nelle pagine della Casa Bella, negli articoli che sono diventati memorabili della Casa Bella di Gregotti, e non solo, nelle pagine della rivista Urbanistica, della quale è stato anche direttore dal 1985 al 1990. E poi che possiamo ritrovare anche questo suo modo di lavorare attraverso la lettura di alcuni piani che sono che lui ha redatto nel corso della sua carriera. Anche qui una breve sintesi: Siena, il piano di Bergamo, Prato, Brescia, Pesaro e ancora Ginevra, Madrid, Anversa e Rennes. Poi una produzione che è continuata con la collaborazione di Paolo Viganò e la fondazione nel 1990 dello studio associato Secchi Viganò. E lo studio, in quasi 25 anni di lavoro, ha prodotto alcune tra le visioni urbane, i progetti urbani più riconosciuti a livello internazionale. Stamattina abbiamo avuto una brevissima sintesi. Su ognuno di quelli si sarebbe potuto costruire 10 lezioni magistrali. E tra questi appunto abbiamo visto la Grand Paris, quindi la chiamata di Sarkozy alla visione per la nuova grande Parigi Kyoto, col governo francese, al governo francese ha conferito a Bernardo Secchi anche la prestigiosa Legion d'Onore e il premio della Giuria e il Gran Premio dell'Urbanistica. E ancora si può ricordare il lavoro di ricerca e il lavoro didattico presso come professore di urbanistica dello York di Venezia e in vari lavori sulla città diffusa veneta e non solo, anche questo l'abbiamo visto in parte stamattina. Poi ancora le visioni di Bruxelles 2040, l'anno scorso si è conclusa l'avventura della Grande Mosca. È proprio dall'analisi di questi ultimi progetti, che ci appaiono così diversi, emerge secondo me un altro importante aspetto della sua carriera, cioè non accontentarsi mai dello stato delle cose. Il voler porre in crisi sempre e comunque ciò che normalmente è definito il senso comune, il che ha implicato anche mettere in discussione se stesso e la sua carriera e il suo lavoro per poterlo sempre superare senza alcuna nostalgia. Infine, per concludere, vorrei presentare il Bernardo Secchi che ho conosciuto attraverso un piccolo aneddoto. Infatti ricordo, era uno dei miei primi giorni di lavoro presso il suo studio di Milano, quando Secchi, al termine di una telefonata dai toni molto accesi con l'assessore di un piccolo comune del nord Italia per il quale lo studio stava ormai da parecchi mesi cercando di redigere il piano urbanistico, ecco, proprio al termine di quella telefonata, tra gli applausi
e l'entusiasmo di noi collaboratori, lui rinunciò con molta convinzione all'incarico, pur di non scendere a compromessi e pur di difendere l'etica e la qualità del lavoro dello studio. Io credo che queste siano caratteristiche che vadano riconosciute a lui e al suo lavoro, e in più penso che proprio quello dell'etica debba essere considerato oggi più che mai un aspetto radicale su cui rifondare la cultura urbanistica italiana. Con questa sintetica e parziale presentazione conclusa, lascio la parola per la sempre pensare che stiamo costruendo degli spazi che verranno praticati dal corpo di qualcuno. Comincio con spiegando come nasce questo tema, e come nasce l'idea di dare l'importanza alla corporalità. Nasce da due parti. Una prima parte è il lavoro che ho fatto assieme. Nella fine degli anni Ottanta ho costruito il piano insieme. Siena è una città, tra l'altro, competito di Cagliari per la capitale della cultura europea. È una città bellissima, nota in tutto il mondo, la città medievale per eccellenza, che attira purtroppo troppi turisti, e i turisti la consumano fisicamente proprio. Ed è bellissimo. E tutti i senesi, quando io ho cominciato questo lavoro, mi dicevano, poi sai che fai attenzione, perché Siena è bellissimo. E io cercavo di dirmi perché, come non è bello, bellissimo. Cioè, tutti mi dicevano bellissima, sta attento, perché è bellissima, ma nessuno mi sapeva spiegare perché era bellissima. Questo per me è una questione di fondo. Cioè, se io di una persona che è bella so anche dire perché è bella. E perché in questa città nessuno mi sapeva dire perché era bella. E allora ho fatto degli esercizi. Allora insegnavo a Ginevra, quindi era un studio di tutto che poteva fare con la Ginevra aveva 25-30 studenti, poteva fare 30 studenti della Ginevra portati assieme. Arrivavamo fronte a uno del porto, a circa un raio di Siena, e dicevamo, adesso andiamo, cosa siamo? Ma voi che siete architetti ormai, architetti appunto, mi dite di ogni edificio, questo è medievale, questo è rinascimentale, questo è barocco, questo è... Arrivavamo in Piazza del Campo e i studenti dicevano, noi gli edifici medievali non abbiamo
ne abbiamo visto nemmeno uno. Che era vero, perché la Siena non è fatta per gli uffici medievali, ha una capolizia. In realtà Siena è fatta per una certa struttura edilizia medievale che sono state lavorate e rilavorate, ci si è appoggiata una finestra, un portale, cioè una facciata di terra, sono aggiunte delle cose, tolte delle altre cose, ed è questa la ricchezza di qualsiasi centro storico, anche quello di Cagliari, di essere una parte che è stata lavorata e rilavorata tante volte. Andrei con voi, che è stato un grande studioso, che io ho amato moltissimo, e che Paola non ha tradotto nei suoi saggi migliori, Gregorio diceva che è un palinsesto su cui tutte le generazioni hanno scritto, diciamo, le proprie tracce. E allora cos'è che c'è? Che riflettevo, cos'è che c'è che fa di questa città indiscutibilmente la città di Gregorio? I suoi edifici non sono, cosa c'è che fa indiscutibilmente di questa città una città di Gregorio? E così è andato nello scopo che ciò che faceva, che fa insieme a San Giovanni, è soprattutto lo spazio aperto. E soprattutto lo spazio aperto che è uno spazio di grandissima sofisticazione. In generale, vedo un termine molto breve. Siena è costruita su due creste che formano una specie di Y. Sulla cresta, quindi al centro della città, del super edilizio, c'è questo spazio che è lo spazio del passeggio, lo spazio delle grandi manifestazioni religiose, le processioni, le grandi manifestazioni politiche. E sì, il passeggio credo sia una storia che ci conosciamo a casa, ma vi ricordate le parti, l'antico nostro, tutta la città festa, le mire delle date, si va per guardare ma anche per farsi vedere. Questo spazio si allarga, si restringe, si allarga in alcune piazze, nei sagrati delle chiese, eccetera, dove si restringe. Da questo spazio, che è lo spazio pubblico per eccellenza, dove si è sempre in pubblico, da questo spazio si entra nelle corti, negli edifici, che è uno spazio semi-pubblico, perché dal punto di vista della proprietà è un po' più privato, però si può circolare liberamente, e questo secondo spazio dà un terzo spazio, che è lo spazio del giardino, che guarda verso l'esterno della città. E tutto ciò avviene attraverso una serie di dispositivi architettonici e urbanistici, non faccio molto distinzione, molto sofisticati, possono essere l'androne, il portico, il sottoportico. Ed è questo che fa di Siena una città di Siena. Perché questo era il tipico modo di praticare la città durante quel periodo. Da Siena sono passato ad altre esperienze e sempre ho cercato di capire questa cosa. Come è fatto lo spazio del pubblico, lo spazio dove si è in pubblico, lo spazio che guarda e che costruisce la città. Cercando di capire le sottigliezze di questo spazio. Per esempio, Piazza del Campo, sì, tutti, bellissima piazza, è una piazza molto grande, vengono anche qua, è una piazza molto grande, adesso capirete perché sottolineo. Ed è, tutti sanno, inclinata. E tutti hanno fatto l'esperienza che sedersi su un piano inclinato è molto più confortevole che sedersi su un piano orizzontale. Guardate, assieme vi sedete per terra, come fanno tutti, e capite che è molto comodo, appoggiate le mani su dei mattoni, che sono freschi d'estate e caldi d'inverno. Quando piove, voi vedete questa immensa piazza, voi vedete che il disegno dei mattoni fa sì che non si producano correnti, torrenti, eccetera, tutto scolto. Ecco, capite che questa piazza è fatta di due soli materiali, il mattone e il travertino.
non c'è disegno di una piazza, è solamente questa semplicissima ma intelligentissima copertura. Questa è stata la grande lezione che ho appreso nei centri storici italiani, non solo italiani, e che io ho continuato a lavorare e rilavorare nel mio progetto. La seconda lezione è che se io penso di camminare nella città, penso di farlo insieme agli abitanti della città. Per esempio, questa è l'ultima esperienza, come si suol dire, di partecipazione, a questo punto adesso lo dirò, che abbiamo fatto anche, abbiamo chiuso, abbiamo consegnato il nostro lavoro a Natale. Non perché ci siamo inventati un modo di costruire la partecipazione. Noi abbiamo fatto vari strumenti di partecipazione. Il più entusiasmante, se volete, è stato a Prato. Prato vuol dire per metà degli anni 90, prima metà degli anni 90. E abbiamo inventato, con l'aiuto del sindaco, un sindaco. Io ho trovato anche di voi, sì, cioè. Forse di sindaco. E questo sindaco ci aveva dato il Fabbricone. Il Fabbricone di Prato è un posto mitico, un posto dove Ronconi faceva teatro, la Gallerina faceva le scene del teatro, Ronconi, eccetera. E dentro di questo Fabbricone, la grande fabbrica dismessa, Noi abbiamo cominciato a fare mostre del lavoro di altri, non nostri solo, conferenze, dibattiti, eccetera. Abbiamo cominciato a fare delle passeggiate, cioè, i cittadini di Prato, per andare a vedere i luoghi insieme a loro. È molto importante andare a fare questo. Qui vedete alcune passeggiate che abbiamo fatto a Montpellier. E camminando, i cittadini, gli abitanti ti dicono, vedi, guarda, cioè, ti fanno notare una serie di cose. Abbiamo fatto una serie di workshop di fotografia, di workshop di scrittura, quello è il mio amico professore di lingue, di letteratura comparata, dei workshop di scrittura, perché la prima cosa che si nota, non si è creato, che parlano, non so, c'era un mio concittadino che si chiamava Alessandro Manzoni, che diceva che era andato a risciacquare i panni in armi, eccetera, io trovo che non parlano italiano, parlano un'altra lingua, che probabilmente ha qualcosa a che fare con l'italiano, e quindi ci interessava molto ascoltare gli scrittori di Prato, della regione, che cosa dicevano della loro città. Abbiamo fatto dei workshop di vario genere, perché la mia idea è che la partecipazione non è radunare gli abitanti della città in un'assemblea di forza, ditemi cosa volete. La partecipazione è qualcosa di molto più complicato. La partecipazione è cercare di entrare nell'immaginario degli abitanti, cercare di capire come l'immaginario degli abitanti si è costruito, l'immaginario della città si è costruito e come si sta modificando e come potrebbe modificarsi. Se si interrogano gli abitanti, si hanno risposte banali. La signora che dice io vorrei che l'asilo fosse vicino a casa mia. Io vorrei che la terminata dell'autobus fosse sotto casa mia, ma non proprio sotto le mie finestre, perché fa rumore per le finestre della casa d'occhio. Cioè, cose che sappiamo già. Mentre invece è molto più complesso capire che cosa gli abitanti immaginano della loro città. Immaginano il passato e immaginano il futuro della loro città. Stamattina la Paola ha mostrato alcune microstorie al futuro che abbiamo fatto a Parigi, cose di questo tipo. E
questo solleva un problema grossissimo, e cerco di porre in termini più semplici, ne parlavamo anche di questo un momento fa a pranzo, il welfare state è stato costruito con un grosso contributo degli architetti e degli urbanisti, questo non va mai dimenticato. Il welfare state nasce anche sulla ricerca paziente che gli architetti e gli urbanisti a partire dalla fine del XIX secolo fanno in ordine ad alcuni grandi temi dell'abitazione, ma non solo dell'abitazione. Noi oggi troviamo queste cose nei regolamenti edilizi. Una stanza non può essere più di 9 metri cubi, deve essere proporzionata al numero di persone che ci stanno perché respiriamo, anche la notte respiriamo 9 metri cubi, quindi l'aria e via di seguito. I gradini devono avere un rapporto tra alzate, guidate, eccetera. Bene, queste non sono mica cose che sono prodotte in città, sono cose che sono il risultato di una ricerca paziente, soprattutto degli architetti del movimento del rapporto di illuminazione rispetto alla superficie della stanza, che danno le dimensioni concrete del benessere, le dimensioni concrete del benessere, non le dimensioni monetarie, non le dimensioni astratte, ma danno le dimensioni concrete. E questo è qualcosa di cui, in quanto architetti, in quanto ministri, dobbiamo anche essere curiosi, sapere che il welfare state è stato costruito anche, non solo, ma anche sulle spalle delle ricerche che i nostri predecessori hanno svolto. Però oggi c'è un grosso problema, che il welfare state è stato costruito in un periodo in cui la società era fatta costruita da grandi gruppi, tra loro contatto, chiamate di classe, chiamate come volete, ma da grandi gruppi sostanzialmente omogenei, all'interno, tra di loro eventualmente contrapposti. Quindi si pensava che i bisogni di ognuno di questi gruppi fossero riconoscibili e traducibili in alcuni termini. Oggi la società non è più questa. Ciò che è stato tipico, soprattutto della seconda metà del XX secolo, è stato l'emergere di una irriducibile autonomia del soggetto. Io sono io, tu sei tu e non sono io. Possiamo essere tutti appartenere alla stessa professione, appartenere tutti alla stessa classe di lei, tutto il mondo. Non siamo io. Ognuno di noi. E questo ha prodotto una varietà di domande nei confronti della città, nei confronti dello spazio urbano, tra di loro molto spesso incompatibili, se non addirittura conflittuali. E oggi quando passeggiate con le persone, quando vedete, questo era Montpellier, non poche persone, erano persone, noi dicevamo semplicemente il giorno tardo del pazzo avevano passeggiato sullo suo percorso, e venivano, come vedete. E quando passeggiate con le persone, oppure le camminate intorno a tardo, commentare quello che hanno visto, eccetera, e proponete loro degli schizzi, questi sono schizzi della Paola e mia, per dire noi faremo così. Voi avete la restituzione di questa varietà di domande, spesso tra di loro incompatibili, se non addirittura conflittuali. E il modo di utilizzare questo sforzo che fanno anche gli abitanti della città, per dirvi cosa loro si aspettano, è quello di provocare. Di provocare con un progetto, semplicemente. Come diceva Giancarlo De Castro, un progetto è sempre una tentazione, come le tentazioni di Sant'Antonio, no? Arrivavano alla notte, arrivavano giù delle ragazze, più o meno discinte, vediamo se resiste questa, vediamo se resiste quest'altra, vediamo se. E il progetto è così, cioè il progetto nel processo di partecipazione. Vediamo un po' se questo cosa che schizziamo in questo modo. Boh.
compro se questa cosa che schizziamo in questo modo è quello che tu dici, è quello che tu vuoi dire. A Montpellier abbiamo fatto l'ultima esperienza di partecipazione forte che abbiamo fatto e abbiamo fatto questo esercizio per circa 6 mesi. Ma 6 mesi in cui a lunedì si faceva la passeggiata, a mercoledì si faceva quello che chiamavamo il caffè Roger, cioè si radunavano e si discuteva le cose, gli schemi si fanno specie, al giovedì si faceva un seminario, quello che noi abbiamo capito, e questo ci sono temi più nostri, eccetera, e finalmente al venerdì si diceva quello che noi pensavamo di aver imparato, eccetera. E facevamo molti workshop. Questo per esempio è un workshop che abbiamo fatto nella facoltà di architettura di Montpellier, con gli studenti della facoltà di architettura di Montpellier. Qui vedete una persona che stamattina avete conosciuto, ma che parla di persone, questa persona che lui conosce, che sono i nostri collaboratori, i nostri assistenti, e man mano costruivamo un grande plastico della città. Perché, anche qui bisogna rendersi conto, il disegno per la maggior parte degli abitanti è come una lingua straniera. Non possiamo pretendere che gli abitanti entrino e comprendano. Attendiamo fuori le banalità. Le banalità che purtroppo mi sento dire da qualche collega. Ah, ma il disegno dell'urbanista è un disegno a 2 dimensioni e quindi entro la città a 3 dimensioni, eccetera. Anche qua devi credere a Francesca sono 3 dimensioni. E forse dicono qualche cosa di più di questo. Allora, però cercare di facilitare un discorso vero con gli abitanti e anche con gli amministratori, qui per esempio stiamo mostrando i nostri progetti agli amministratori, ecco, un grande plastico su cui tutta la città, su cui man mano mettavamo i progetti che tu cercavi. Trovare i progetti che stavamo facendo e che discutevamo e dai quali venivano fuori anche alcuni slogan per umano, meno urbano, la bella vita, una città di transizione, una città accogliente, una città umanista, e via di seguito. Qui i cittadini intorno. Adesso io non posso più dire cittadini, che pure è una parola che mi piace, perché l'ho capito benissimo. L'ho capito benissimo. È questo grande plastico della città. Cioè, la mia idea è che non solo bisogna camminare nella città, non solo bisogna cogliere l'aspetto corporale della città. Una città non è mai piatta, una città ha sempre delle pendenze, ha sempre dei luoghi oscuri, dei luoghi processori, dei luoghi umidi, eccetera, cioè cercare di capire come il nostro corpo attraverso gli spazi, ma bisogna anche rappresentare queste cose in modo che siano comprensibili a chi pratica la città. Vabbè, e questo è un po' il tipo di lavoro che abbiamo fatto. Voglio dire che queste cose sono cose che lasciano insieme. A Prato, che è stata una grande esperienza di partecipazione, alla fine del nostro lavoro i cittadini si fermavano per la strada, e i setti, e la cosa interessante era che dicevano, e ci segnalavano un problema che non era mai la loro parcella, la loro casa, il loro muro, eccetera, non era mai un problema individuale, era sempre un problema di carattere più generale. È la stessa cosa che è avvenuta a Montpellier, la stessa cosa che è avvenuta in altri città, non a Mosca, perché a Mosca avevamo dei problemi linguistici, anche se a Mosca i giovani sono molto inglesi, anziani. Il progetto di Capio, di Montpellier, che è un illustro, è molto importante, però si è concluso proponendo all'amministrazione un grande progetto di spazio pubblico, che sono quelli che vedete in Italia, e che vedete ancora meglio in questa
prospettiva dove ci sono gli spazi verdi, che naturalmente sono blu, gli spazi blu ci sono in giallo, le piste ciclabili, eccetera. Perché? Perché Montpellier avevano capito alcune cose di questa città. Montpellier è una città che ha una lunghissima tradizione, ha una delle più antiche università d'Europa, un'università di medicina in particolare, che è stata fatta dai medici arabi ai tempi di Musulmanza d'Europa, è la famosa, con una sala di anatomia che c'è nella pari di quella di Padova, famosissima sala di anatomia di Padova, dove dissezionano gli sali. Negli anni, a partire dalla fine della guerra d'Algeria, negli anni 60, Montpellier ha accolto una grande quantità di pied-noir, cioè di quei francesi che stavano in Algeria e che rientrarono in patria e che non sono stati ben trattati. Sono stati trattati come degli immigrati. E invece Montpellier deve la fortuna a questa gente. Deve la propria fortuna a questa gente perché in Algeria questi francesi, io sono francese, non sono algerini, questi francesi si facevano di vino, che era un vino di una certa qualità, e quindi hanno trasformato i vigneti con le Languedoc, che producevano un vino pessimo, hanno trasformato in vigneti che formano uno dei grandi vini francesi. E poi si vede anche una parte della fortuna economica della città di Montpellier. Ma a partire dalla fine degli anni 60, Montpellier è diventata la città dove una delle città dove si trasferiscono i pensionati francesi. I pensionati del padre Calais, del nord, anche del Rio de France, anche di Parigi, in genere vengono chiamati i parigini, si trasferiscono a Montpellier perché c'è del clima, c'è il mare, c'è il sole, e così via. E a me spesso dietro un'altra, perché dal punto di vista formale anche io. Ma spesso le persone anziane sono molto egoiste. E quindi Montpellier è diventato, non tutti per carità, ma Montpellier è diventato una città che sempre più si è rinchiusa, si è difesa, costruendo delle recinzioni per la propria casa, costruendo muri, costruendo piccole isole. La retorica della paura è diventata pervasiva. Là ci sono gli algerini, non sono algerini, sono francesi, però c'è una grande differenza. E quindi abbiamo pensato che, abbiamo discusso molto con gli abitanti di Montpellier, che uno dei grossi problemi di Montpellier non fosse tanto un problema di architettura della città, ma fosse un problema di inizialmente. Un problema di trovare il modo di ricostruire una coesione sociale e quindi di ricostruire dei luoghi di socialità, lo spazio pubblico come luogo di socialità, lo spazio pubblico non come parcheggio della natura, ma come luogo dove la gente possa incontrarsi, parlare, bere un bicchiere, fare alcune cose. E abbiamo cominciato a fare degli esperimenti che stanno proseguendo negli spazi pubblici di Montpellier, che tra l'altro aveva una storia degli spazi pubblici molto, molto bella, molto interessante, soprattutto a partire dal XVIII secolo, sono stati costruiti degli spazi pubblici di grandissimo interesse, provando a fare delle manifestazioni, degli eventi negli spazi pubblici, convincendo l'amministrazione che il tema che dovevano affrontare era quello di fare delle spazi pubblici. Cioè un'amministrazione di solito quando si pone questo tema dice sì, ma non abbiamo i soldi per questo. E allora il vostro problema è quello di costruire gli spazi pubblici che costano poco. E quindi il tema diventa immediatamente un tema di architettura dello spazio. Io sono allievo di Savona. Spero che
non prende i colleghi qui, ma anche gli studenti, perché noi non sono come carriera di chi era costruito. Samonelli è stato un cattore di Fredo Iuna per molti anni, ma soprattutto ha avuto un merito, era un grande talent scout. Cioè lui andava alla ricerca delle persone che candidavano a diventare professore. Dico queste cose con un po' d'orgoglio, ma che candidava a diventare professore nella sua scuola. E lei ha trovato persone come Zevi, come Cappella, come Furioso, come Renotti, come Bafuri, come sai che sono qui. E Samonà ha scritto un libro che lo considero un manifesto piuttosto importante, Comunità di Urbanistica. Cioè, a mio modo di vedere, tra l'architettura e l'urbanistica c'è un continuo intersecarsi, che si trova nel continuo attraversare le scale. Credo che stamattina la lezione di Paolo di Ganò dimostrasse come cerchiamo sempre di attraversare le scale, adesso lo dimostrerò. Dunque questa città, così che è la città di Fiandre, si trova qui. È una città di 200.000 abitanti, un'area che non si è 100.000 abitanti, ma nel Fiandre è difficile dire un'area che non si è fatto. Le Fiandre sono totalmente una città di fuori. È stata fatta una ricerca nelle Fiandre e l'idea era trovare un posto dove non si vedesse alcuna costruzione. Non l'hanno trovato. E questo è molto interessante. A Conti che abbiamo vinto l'89 il concorso, abbiamo vinto e siamo curiosi di aver vinto, perché i nostri concorrenti si chiamavano Ren Colas, Stefan Beer, Paul Fanret, insomma. E il sindaco attuale di questo progetto non è facilmente. Però vi domando a voi di farmi qualche cosa, di darmi un'idea per la mia città. È stato il primo che c'è questo. Un'idea della città, una città del futuro. E a conto che noi abbiamo proposto un piano di rivalorizzazione degli spazi pubblici, che voi vedete qui, colorati in questo arancione, così lanciamo. Due di questi spazi pubblici sono fino a lì, gli altri, perché sono anche altri, come la Stefan Bell, che è anche detto noi apprezziamo molto, altro. In particolare uno di questi spazi pubblici che nessuno voleva progettare era il cinese, il nuovo cinese. È un progetto che io sono molto molto affezionato. E questo progetto nasce da un'idea. Un'idea che è una constatazione. Probabilmente voi, non so se lo sapete, più giovani forse no, c'era una canzone una volta che si chiamava Il Clapelù, cioè che più giovani cantavano nel Belgio come in un paese piatto. E io avevo cominciato a dire, ma non è vero, non è che anche il Belgio. Il Belgio è fatto tutto di un'ondulazione, una dolce ondulazione. Le onde, come se le onde del mare si fossero solidificate, 50 metri, 100 metri dalla cresta del dislivello, dalla cresta del fondo mare su 3 km, 5 km di lunghezza d'onda. Ma questa cosa è importantissima. Io mi ricordo quando spiegavo questa cosa nella seduta pubblica con i cittadini, perché facciamo, insomma, la gente dice, ha ragione, è vero. Questa cosa è importantissima, perché quando sono sulla cresta io ho un orizzonte molto vasto, quando sono in fondo alla valle ho un orizzonte più ristretto. Questo continuo cambiare dell'orizzonte è quello che fa il paesaggio di questa parte del Belgio. E quindi abbiamo detto che il nuovo cimitero non deve essere come avevamo pensato l'ufficio urbanistico del comune, senza nessuno.
su una, un rettangolo rotondo, no, deve essere un percorso che va dalla cresta, dalla cresta va al fondo valle. Eccolo qui, il paesaggio. In un paesaggio minimo, non è, non ci sono cose stupefacenti, non è positano questo, no, è un paesaggio che quando ci camminate, quando la gente si muove dentro, voi capite che è un paesaggio. E quindi una serie di gradoni, di grandi gradoni, che scendono nella valle, lasciando una parte del territorio destinato a cimitero completamente libera, tre soli materiali, anzi potrei dire due, ma insomma, comunque la pietra del tombe, il cemento dei muri che separano i vari gradoni e della, quello che si chiama la terra battuta del percorso. E questo è il cimitero. Questo cimitero appena costruito, il cemento, la pietra delle tombe del primo dopo, e nessuna recinzione. Quello che in inglese si chiama una A, che era il fossato che si faceva per impedire agli animali di passare da una proprietà all'altra. E questa cosa estremamente semplice, ma che minima, un'altra modo per non dire mai ciò che non è necessario dire, ma che però costruisce qualche cosa. Guardate cosa alla fine di piante l'acqua sempre delle sculture che c'è. Questo paesaggio, come viene sottolineato, le persone che ti guardano, e poi il cimitero che viene abitato, tra virgolette. Io sostengo che i belgi, specie i femminili, sono un po' sudenti, perché il sudenti ha avuto molta importanza nella storia dell'arte. Cose di vivo, di bello, quando l'amministrazione ha voluto che tutte le tombe, l'amministrazione era un'amministrazione democristiana, non pensate ad altre cose, ha voluto che tutte le tombe costruivano, una lastra di pietra e di metallo, niente monumenti, niente marmellini, niente cose, ma gli abitanti di Grotte che erano persone un po' estremamente interessanti. Là sono le urne, dove venivano messe le urne di quelli che sono fatti cremare, il percorso di terra battuta, se volete, e tutto. Io amo molto questo cimitero, è un progetto che sono molto affezionato. Poi magari tardi, non spingete, ma poi magari. E queste due persone ci hanno dato una grande soddisfazione, perché sono due persone che non la facciamo sempre, non sappiamo di tutto questo. Bisogna che noi siamo i guardiani del cimitero, non è vero, non c'è guardiani. Ma noi so dove dobbiamo andare. Ed è molto bello, molto patetico, detto, cos'è la scultura di un artista locale, che c'è la sala del cerimonio, insomma. Allora, non vorrei mai usare questa parola, ma una politica minimalista. Mai dire più di quello che è necessario dire. Meglio è una delle città di cui parlavo stamattina, Paolo, io no, di questa città che ha una lunga storia. Meglio è stata la capitale del popolo, ai tempi di tutti, è stato educato. Tutti i ricercatori, quindi era una città con bellissima storia. E quando noi abbiamo vinto il concorso, noi vogliamo solo se diciamo il concorso, per modo anche per i nostri collaboratori, che si vince, non c'è loro. Dunque quando noi siamo arrivati in questa città, per riprogettare la grotta, la grande piazza,
cominciato a spiegare a Sindaco e Giunta che quella piazza faceva parte di un sistema di spazi pubblici molto più ampio che connetteva alcuni luoghi molto importanti per la città. E quindi il progetto che loro dovevano mettere in essere era un progetto più ampio. Noi abbiamo fatto la prima piazza, non volevamo fare tutto, però dovevamo cominciare a pensare ad un progetto più vasto che comprendesse gli spazi che dovevano costruire la regione. La grande piazza è molto disegnata, adesso spero che vengano le diapositive, che fanno vedere queste architetture medievali, falso medievali, anche del XIX secolo, dei temi nuovi, che sono medievali fiamminga, molto disegnata. Quindi noi abbiamo detto, di fronte a una situazione di questo genere, si sta silenzio, non si disegna più. Quindi la nostra piazza sarà una superficie sotto la quale ci sarà il parcheggio, non sotto la quale ci sarà il parcheggio. Sotto la quale ci sarà il parcheggio, noi abbiamo tentato di dire che fare il parcheggio era un errore, che voleva dire portare le macchine nel centro. Purtroppo però l'amministrazione aveva già siglato un contratto con Vinci. Vinci è una compagnia francese. Nella comunità europea ci sarebbe una regola che proibisce le posizioni dominanti. Non si sa perché, ma ci sono alcune compagnie francesi, Vinci, Polis, che hanno posizioni Veolia, eccetera. E allora noi abbiamo cominciato a fare una rotta con gli ingegneri. Quindi è il momento. Il parcheggio non è un posto della gigante, è un posto della gran nuova. Questo è un punto iniziale. Questo è un punto che bisognerebbe spiegare ai nostri ingegneri del traffico, che sulle autostrade, su queste grandi infrastrutture, parcheggi compresi, ci siamo noi, non altre persone. E quindi deve essere uno spazio abitato da molti, non da pochi. E quindi abbiamo detto che una cosa fondamentale è che il parcheggio riceva della luce naturale e sia confortevole, sia uno spazio confortevole. E quindi era modo di salire e scendere in questo adesso. Ecco qui una grande fenditura nella pavimentazione, che è una rampa semplicemente, però abbastanza larga da far sì che la luce degli oblò che danno la luce è una risalita. Ma come vedete, ecco, vedete che quando dicevo è molto disegnata la piazza, cioè questa architettura. Mettersi a far concorrenza, io non voglio fare il caso, ma due settimane fa a Modena hanno lanciato una città molto carina, hanno lanciato un concorso per la piazza, e i vincitori, non mi dico chi sono, ma i vincitori hanno riempito di fontane delle statue. No, secondo me questo è sbagliato. Se la piazza è già disegnata con la sua architettura, stai striscio, non esagerare, fai sì che il parcheggio entri la luce, fai sì che dal parcheggio si veda fuori questa splendida cattedrale, eccetera, e la piazza fai sì che possa essere praticata in qualsiasi. Tutti gli abitanti di Metina praticano questa piazza in diagonale, non seguendo dei percorsi, eccetera. Tutti gli abitanti di Metina praticano in bicicletta, a piedi, non in automobile. Quindi fai sì che questa piazza possa essere restituita ai suoi abitanti. E dopo il successo di questa piazza, ho fatto a fare con la piazza
accanto, che è collegato a questo, che è la piazza dove si fermano tutti gli autobus che portano le scuole, le scuole che sono situate in questo posto, e quindi anche lì niente, una pensilina, dove purtroppo il Belgio piove molto, e quindi la pensilina è necessaria, e anche lì niente, proprio una pavimentazione che segna il percorso dell'auto e la zona pedonale, una pensilina, la più leggera possibile, gli studenti che sono lì, e poi di fianco alla cattedrale c'è uno spazio che era il vecchio cimitero, e anche lì era uno spazio pubblico disegnato il meno possibile, insomma, disegnato il meno possibile. Questo per disegnare il meno possibile è un esercizio che confina con l'astinenza, che spesso è un altro, non c'è sempre un altro, nel senso, e quindi questo sì. Adam Bessa, Bessa è una vettura prima. Adam Bessa nel 2003, vinto il concorso, vinto quasi simultaneamente due concorsi. Il primo era il concorso per fare un'area ferroviaria dismessa, un progetto. La città non sapeva perché. C'era questa grande area ferroviaria dismessa. Le ferrovie ce la cedono, se facciamo non pochi, 200.000 metri quadrati di uffici. Cosa pensate di fare? E quasi contemporaneamente abbiamo vinto il concorso per fare il piano strutturale della città di Venezia. Va detto che il progetto di Curti, il primo progetto di spazi pubblici, è considerato il primo piano strutturale del Belgio. Non si chiamava ancora piano strutturale, quindi proprio. Anche lì avevo trovato un sindaco. E da Bessa abbiamo vinto questo tipo di concorso. E questa è l'area dismessa. Bessa è una città fatta di vita. Qualcuno di voi conoscerà, i miei colleghi, sicuramente, gli studenti, un libro famosissimo di Rasmussen, Londra, città unica, in cui dice appunto che Londra è una città fatta di tanti villaggi che si sono attaccati l'uno all'altro. Andessa è una città così, io ho scoperto che molte città europee sono ho scoperto, è fatta di, è una metropoli fatta di molti villaggi, sono costati tra di loro. E c'era questa area di messa lunga, un chilometro e sette, come avevano proposto di fare un parco, concentrare i metri quadrati che la città aveva negoziato con le ferrovie, hanno dato un parco. Allora, piccola sosta. Quando noi abbiamo vinto questo concorso, il sindaco, un altro sindaco in cui abbiamo lavorato bene, dico, noi eravamo in treno, andando da Bruxelles a firmate il contratto. E mentre eravamo in giro ci chiedevano, non ci dicono niente contratto. Niente contratto perché è successo uno scandalo. L'assessore non usato eravamo sotto la casa. L'assessore non usato le carte di credito del comune per fare le reali di Natale. Questo lo dico per dire che è una cosa che mi ha appena sentito dire. Certe cose succedono dappertutto, la differenza è che in Italia spesso esageriamo. Abbiamo vinto due concorsi di serie. Quindi, con le pile nel sacco, non so le dire, siamo tornati in Bruxelles, però un mese dopo, per fare parte delle nuove elezioni, portando due mesi di un'intervento, il sindaco ci chiama per sempre firmare. E ci dice, io so che voi siete grandi urbanisti,
aspetti, però il mio problema è un altro. E il mio problema è che qui c'è un partito che si chiama Landsblock, blocco femminile, che è un partito di estrema destra, xenofobo, e tutti gli altri partiti, noi tutti gli altri partiti ci siamo coalizzati, cosa che non è molto democratica, come prima detto, per non dare l'amministrazione. E quindi la mia sfida è arrivare alle elezioni e vincere probabilmente senza queste coalizioni un po' innaturali, contro natura, queste grandi coalizioni contro natura. Capiamo perfettamente il suo problema, però noi siamo degli architetti, siamo degli urbanisti. Ma voi fate il vostro mestiere bene e vedrete che insieme ce la faremo. E dove è stato il punto? Il punto è stato che su questa area noi vedremo, bene, facciamo un parco. Tutti i nostri colleghi che avevano concorso per loro a questo progetto ci dicevano, questi fare un parco lì, è la zona più povera della città, da una parte e dall'altra ci sono gli immigrati, marocchini, dell'est Europa, eccetera, diventerà un posto di spaccio, diventerà un posto di prostituzione, diventerà l'ira di Dio. E noi abbiamo le cose, sì. Sentite, io la parlo tra di noi, ci siamo due, abbiamo un momento. Se le nostre ipotesi, che lo spazio pubblico è il luogo della coesione sociale, luogo della sociabilità, eccetera, tengono, la prova sarà freddo. E devo dire che per tutti i anni che abbiamo passato a progettare questo parco, abbiamo vissuto un'angoscia, veramente non dormivamo la notte. Perché? Perché facciamo le riunioni con i cittadini, per capire come volevo, come immaginavano un parco, e immigrati in quel modo. Mai. Non abbiamo visto un immigrato in questo periodo. E quindi diciamo, accidenti, qui la scommessa non è da poco. Se non che un giorno, questo è per esempio un disegno fatto durante queste riunioni della partecipazione, diciamo, cui tutti ci dicevano, no, noi vogliamo i percorsi, vogliamo delle bucle, vogliamo dei circuiti, eccetera, e noi abbiamo cominciato a produrre, chi ha sentito la lezione di stamattina capisce, abbiamo cominciato a produrre i plastici a scala molto ampia, una scala un po' avvicinata, che mostriamo che cosa sarebbe potuto venire, come per esempio dei campi sportivi, dei campi da tennis, dei campi potevano costruire un'incisione nel terreno che non è mai piatto, questo lo ripetono 100.000 volte. Non è mai piatto, e costruivano, con questo costruivano un segno nel territorio, come tutto ciò poteva dare luogo a un disegno delle entrate, degli ingressi al parco, eccetera, usando materiali molto semplici, dell'asfalto comunale, dell'asfalto normale, come si potevano recuperare questi vecchi edifici ferroviari, e tutti ci dicevano, no, ma guardate, non è il caso, perché se l'edificio non ha una funzione noi dobbiamo pagare una specie di tassi. Quindi noi diciamo, vabbè, dateci fiducia, vedete che è quello. In totale siamo riusciti a costruire questo parco. Devo dire una cosa, che questo parco che è costato meno del preventivo, come quasi, non dico tutti, ma molti dei nostri progetti, perché la poetica minimalista di cui parlavo prima ha degli effetti anche su questo aspetto, costa di meno. Ma è molto semplice ancora una volta, dove i problemi sono quelli di costruire dei luoghi che siano ben fatti, le piste ciclabili che siano visibili, siano cose, una grande vasca all'interno del suo retrete. Il giorno dell'inaugurazione abbiamo avuto veramente l'emozione,
Paola, con cui lo potrebbe raccontare insieme al satellite, veramente a carci. Perché tutti venire anche a Roma. Cioè, il parco è diventato un luogo, beh, lo vedete che è frequentato. Devo dire che questa cosa in Italia forse non sarebbe possibile. Questa è una vasca, 10 centimetri d'acqua, 10-15 centimetri. Le mamme che non sarebbero più, no, no, io no, con tutti gli incoli. E questo è uno dei vecchi edifici ferroviari in cui noi abbiamo insistito per fare un bar ristorante dove si possono fare un grande spazio aperto, dove si possono fare un picnic, e abbiamo avuto ragione, abbiamo avuto ragione ed è un luogo dove ed è un luogo dove le giovani coppie di Andrea vanno a sposarsi. Ecco, la volta di più. È un luogo di reale socialità. Di fianco a questo parco c'era una sorta di mea culpa degli ingegneri quando è iniziato. Cioè, è stata fatta la linea che è oggi, queste sono le linee ordinarie, il TGV è sotterraneo, dunque deve risalire fino alla porta di queste linee, e l'ingegnere, infatti, un manufatto, che sale, ovviamente, no? Sale, prendendo di sguincio la vecchia stazione, tagliando in due la piazza del villaggio, proteste dei cittadini, ma come, infine. E le ferrovie che vengono da noi ci dicono che sono fateci qualche cosa. Perché spesso è vero questo, che sia l'architetto che l'urbanista sono chiamati a riparare gli errori degli altri. Ma già è venuto a prendere, ma qui è una cosa. E noi abbiamo fatto una roba semplice, una sorta, abbiamo trasformato questa superficie superiore del tunnel in uno spazio pubblico, dove si può andare, sedersi, guardare da questi buchi che escono e che passano, fare un minimo lo skate, il deserto, cose. E sotto abbiamo organizzato questa piazza dove ci sono dei campi dove si fa anche tanto, dopo un po' degli anziani possono uno spazio dove. E questo è il piano strutturale, contemporaneamente a questo progetto, abbiamo sviluppato il piano strutturale dove abbiamo usato un linguaggio anche qui molto semplice, abbiamo detto ci sono alcuni spazi strategici, cioè alcuni spazi di cui è strategico interessarsi. E dentro questi spazi strategici ci sono, come vedete, colorati con lo stesso colore. Ci sono dei progetti strategici. Devo dire che all'inizio degli anni 80, voi come vedete che io sono all'inizio degli anni 80 c'erano tre persone a Venezia, tre professori, che non erano di Venezia. Venezia è stata grande quando i suoi professori non erano veneziani. E queste tre persone erano Manfredo Taffoni, Vittorio Gregotti e Romano Coselli. Non essendo veneziani, alla sera non andavamo a fare libri. E quindi ci trovavamo a fare libri, come fanno gli scavi. Una volta a casa mia, una volta a casa di Gregotti, una volta a Taffoni. E quindi parlavamo molto tra di loro. Ed era un periodo in cui Manfredo Taffoni stava scrivendo L'armonia e i conflitti, molto bello, molto importante, insieme a Tonici Foscari, e in questo libro lui studia quello che si era chiamato in tempo, la Renovatio Urbis veneziana, cioè 1500,
un gruppo di intellettuali pensano a come Venezia sta perdendo la supremazia, non c'è mai la supremazia, cioè non si rende conto se è un po' limitato, pensa a come rinnovare l'immagine di Venezia. Allora pensano a una serie di progetti puntuali dentro il tessuto di Venezia, che però avessero il compito, il ruolo, la capacità di risignificare il luogo, cioè di dare una nuova immagine, una nuova funzione, un nuovo ruolo a certi luoghi e comunque a tutta la città. Questa operazione, che da cui le principose che studiano in dettaglio, si chiamava Renovatio Lutis Veneziana. E devo dire la verità che io ero rimasto molto, molto interessato a questa cosa. Spero da fuori di continuare a sollecitare, ma tu come fai? Come fai in una città? Quindi il progetto di Andresa si è chiamato Renovazione. E l'idea è stata quella di una serie di progetti puntuali, affidati a vari architetti, non solo a noi, due per tutti noi, quello del parco che abbiamo mostrato e poi un altro che abbiamo mostrato, anche in realtà di architetti ovviamente, che però avessero questa capacità. Qual è il punto grosso, importante? Era un periodo in cui l'urbanistica godeva di una pessima situazione, in gran parte anche per quello che abbiamo detto. E questa è la mia intesa da molti dei nostri colleghi architetti, non solo a Brenner, ma come un video di tutti. E fiorivano progetti totali in tutta Europa, progetti di rigenerazione urbana, con i quali noi non avevamo nulla da dire, per qualche cosa sì. Ma non è quello il punto. Vi ho parlato prima di Siena. A Siena non c'è alcuna architettura ammirabile, non c'è alcuna architettura a Siena che entri nelle storie dell'architettura. Eppure Siena è una città ammirabile. E anche le altre molte città si può dire la stessa cosa. E allora l'idea era, forse, se vogliamo procedere per progetti puntuali, che risignificano il mondo, dobbiamo cercare di capire qual è il significato che dobbiamo dare all'intero insieme di questi luoghi. E quindi qual è il tema che ciascuno di questi progetti dovrebbe affrontare. E forse anche quali sono alcuni grossi, sommari, elementi quantitativi di questi progetti. Quali, per esempio, l'impianto di questi progetti, eccetera. Quindi abbiamo pensato a un piano che era fatto di questo, sostanzialmente, del riconoscimento di alcuni spazi strategici, grandi per le centralità della città, il centro della città è questo. Quindi una città che, qui c'è un punto che non credo di essere riuscito a capire, attraverso, ma il sindaco con cui ho lavorato, sì, ma non voglio, che una città deve avere sempre una forma aperta. Questa è la lezione di Piccinato, figurate i miei ricordi di studente, che se voi fate una città chiusa in un ring, ci sarà un interno e un esterno, e il valore dell'interno sarà diverso dal valore dell'esterno, e il modo di praticare l'interno sarà diverso. Una città deve avere sempre una forma aperta. Questo, per esempio, è l'insieme dei grandi luoghi, la centralità, l'università, il comune, le grandi istituzioni, eccetera. Il blu sono i percorsi delle acque, ma sono quello che noi potremmo chiamare hard spine, per la spina dura. Questo è chiamato la soft spine, che sono invece i luoghi delle acque e dei parchi. Il nostro parco, quello che vi ho mostrato prima, è questo, con il piccolo limone che vedete qui, è abbastanza grande. E adesso stanno
pensando di progettare questo. E poi, qui c'era un progetto, molto bello di Manuel di Salato Morales, qui c'era un progetto di Rencolas molto bello, qui c'era un progetto di Toro Ito. E come ho detto, disegnando, qui c'è un progetto di conclusione, negli anni 32 prende la conclusione, ha fatto un progetto di tutta questa parte, molto interessante, e a partire da questo piano sono stati lanciati dei concorsi, ognuno di questi progetti è stato lanciato un concorso, uno di questi concorsi, e l'abbiamo avuto. Ed era per le piazze dei teatri. Qui ci sono tre teatri, il teatro dell'opera, questo, e due teatri in prosa, uno più specializzato nel teatro per lo spettacolo per bambini, per l'adolescente, l'altro per il teatro per la mamma. E questa piazza immensa, malamata, cittadini dell'universo. Il tema era quello di come sistemare questa piazza. Anche questo concorso che lo dico con un classe di porta, avevamo concorso di tutti gli esami, di l'estate, eccetera. E noi abbiamo proposto un programma, una classe. Abbiamo detto questo, mi prego di fare. Perché invece è bello quando si è avvicinato aspettare gli amici davanti all'ingresso del teatro, quando si esce dal teatro, poter commentare, stanno su. Sì? E quindi abbiamo una copertura molto semplice, adesso lo vedete, e con questi panni molto fini e molto rigorosi, che ci hanno dato qualche problema con l'organo di controllo di quelle cose, e con un problema più bello, più interessante, che i teatri non avevano le uscite di sicurezza, le strade di sicurezza, e quindi ci siamo inventati questa specie di scultura delle scale di sicurezza che scendono mentre la piazza, adesso le vedete meglio, perché volevamo che la piazza fosse così. Cioè che questo è un dipinto di Remo, no di Rubens, e volevamo che la piazza diventasse così. Questo è quello che in francese si chiama il coup de concours, il colpo del concorso. Molti colleghi francesi ci accusano. Ci accusano che cominciamo il concorso perché bisogna morire, mentre invece lui lo sa, io in studio continuo a litigare con i miei collaboratori perché non disegniamo abbastanza bene. Però questo devo dire è stato un bel ecco, le scale di sicurezza sono fatte questa cosa. Così era importante per noi, era importante dividere la piazza, fosse sì coperta, ma fosse anche una sorta di interno che ci separava da quella edilizia generica, una parola molto colossiana, che stava sul mezzo. E questa sorta di scultura, di non so se si potete chiamare come volete, che sono le scale di sicurezza dei teatri, ottenne. Qui vedete un'altra cosa, che il rigore controllo della stabilità. Però ci ha detto una cosa molto importante, che una copertura così grande e così ampia, anche 25 metri, con il vento che soffre da di sotto, c'è qualche problema. Il nostro ingegnere andava su una strada che non trovavo sbagliata, e allora io mi sono ricordato, ma scusami, questo è una nota un po' personale, mi sono ricordato che e imbarcato dal vento si controlla. Ed ecco, voi vedete queste strutture che hanno trovato la clausola del rigore contro. Ah, non ce l'hanno pensato, certo, vero? Come c'è?
voi siete molto più velisti di un'altra volta di noi, quindi siamo molto bravi. Totale, questa piazza è viva. Al sabato pomeriggio c'è il mercato dei fiori, no, alla domenica, il mercato dei fiori, al sabato il mercato degli alimenti, i bambini vanno a giocare, a fare lo skate, a fare il parco, eccetera. È una piazza molto viva e oggi molto amata anche dai cittadini. E là in fondo abbiamo messo questo, che chiamava giardino dei neri, che non è il giardino cinese, non si poteva, e dove piacevole di stare. Ecco, perché tutto questo? Per dire che l'idea di un grande progetto di spazi pubblici non è un'idea così forte. Si possono fare gli spazi pubblici, si possono fare gli spazi che non costano moltissimo. La piazza del teatro, devo dire la verità, è costata un pochino di più del Fiorentino. Ma non molto. In Belgio c'è una regola: se l'opera finita costa di meno, allora il teatro diventa di meno. Se l'opera finita costa di più, allora c'è una penalità. Cioè, in ogni caso mi va male. In ogni caso mi va male. Però io trovo che questa cosa sia una cosa che spinge ad avere dei comportamenti onesti e corretti. Io trovo che non sia del tutto male. E quindi questo era il senso al nostro lavoro. Ed è il senso anche che volevamo dare al lavoro che si fa con i cittadini. Con i cittadini non ci si deve aspettare che i cittadini diano le soluzioni. Ci deve aspettare che i cittadini riescano a dirci non vogliono la fermata del tram, che cosa in realtà immagino per la loro città. Ce lo diranno in modi diversi, in modi molto variegati, perché ciascuno ha un proprio immaginario, ma sta a noi lavorare su queste cose e riuscire a proporre delle immagini che siano convincenti. Speriamo che a molti di si siano convinti. Lo decideranno alla fine del mese, ci sono le elezioni. Naturalmente, perché alcuni di questi progetti sono pre-crisi o forse sono in mondi della crisi in maniera diversa. Rispetto a un consumo di immagini, di materiali, no? In anni
Non sospetti, scriveva lo Strego di Lizio, ma insomma, ha un significato diverso, ma non troppo in fondo, no? Fin dal mitico volume di Marsilio, lo spreco, intitolato appunto Lo Spreco di Lizio, che su cui la mia generazione si è formata, più educava quelli di noi che avevano interesse a questo messaggio, a pensare che il mestiere del progettista, l'etica del progetto, dovesse contemplare un rapporto necessario tra obiettivi, fini e mezzi, no? A tutti i livelli, no? Da quello discorsivo a quello più concreto. Quindi, nel tempo questa lezione è stata in parte dimenticata, poi riscoperta, ciclicamente, se volete. Adesso siamo in un ciclo in cui, no, così come negli anni 20, in fondo, no, il grande problema dell'edilizia sociale, popolare di massa, ha potentemente condizionato i sorti dell'architettura nel suo insieme, e i grandi maestri, no, sino agli ultimi allievi, si sono tutti applicati a questo grande tema. Probabilmente oggi è il momento in cui la nuova generazione di progettisti deve pensare in termini di sostenibilità, di economia, di risorse energetiche, ma in un senso ecosistemico, non banalmente, no, di risparmio energetico, ma proprio deve pensare a un abitare sostenibile, che significa fare i conti ancora una volta con la necessità, che significa cavare mezzi espressivi, linguaggi persino, no? Come nel minimalismo di cui ci parlava adesso Bernardo Secchi, da questa nuova necessità, che è la prospettiva per molti di noi del terzo millennio, quindi una prospettiva durevole, a lungo termine. Abbiamo un grande progetto di recupero, no? Si diceva anche stamattina, complessivo, che non significa che non possiamo costruire un metro cubo di nuovo banalmente, ma significa che tutto deve essere misurato all'interno di una nuova necessità. Detto questo è un primo punto. Il secondo punto è, chi conosce Secchi lo sa bene questo, la relazione tra architettura urbanistica, lui stesso richiamava il non meno mitico volume di Samonà sull'unità, che si parla dell'unità dell'urbanistica e dell'università, naturalmente, in cui si parla dell'unità tra urbanistica e architettura, no? Che trasposto in altri termini può essere letto come la relazione tra il piano e il progetto, tra il piano come strumento strategico di grande coerenza di queste relazioni ecosistemiche tra tanti mondi, no? Stamattina Paola Digano ci mostrava le tessiture infrastrutturali, il progetto idraulico del territorio, e tutto si tiene in questo senso, e sul piano l'urbanistica è chiamato, no? Forse come livello massimo a costruire le sue strategie all'interno di queste coerenze. Poi c'è la dimensione degli oggetti, la dimensione chiamiamo dell'architettura, quando appunto le grandi scelte si traducono in configurazione spaziale, in asse di fiducia. Allora, Bernardo ci ha presentato il suo modo di governare questa cosa, e poi ha alluso naturalmente agli aspetti problematici, al fatto che in certi momenti l'equilibrio tra piano e progetto si è posizionato in maniera tale da generare una disarticolazione probabilmente della città, una disarticolazione spesso consumistica, che oggi leggiamo, possiamo leggere in questo modo, no? Quindi volevo solo, chiudendo, proprio invitare gli studenti a cogliere il punto di equilibrio che Bernardo Secchi ci ha offerto, no? Cioè la massima attenzione sino al dettaglio del tirante che tiene sulle pensiline o magari anche le scale esterne volanti,
che ha disegnato ad Anversa, e il grande disegno della città dove appunto vanno a coerenza infrastrutture, architetture, verdi, sistemi ecologici e così via, no? Quindi questo mestiere nostro, che nella sua accezione si arricchisce di una scalarità totale, no? Quell'idea di qualità totale che Gropius nel 1919 rappresentava in un certo modo, e prima ancora in Verfurt, prima ancora, cioè tutto il grande filone che il movimento moderno ha attraversato il tema della qualità totale, no? Questa è l'interpretazione di Bernardo Stretti della qualità totale, e mi sembra una grande lezione. Volevo invitare un po' i giovani a farsi partecipi di questo confronto, dibattito, che capita tutti i giorni, di avere un maestro della scrittura dell'urbanistica che però è essenzialmente un docente, quindi che ha sicuramente a cuore il confronto con i giovani nella formazione. Quindi vi inviterei a fare una domanda, a fare riflessione, visto che vi vedo anche molto numerosi, non abbiamo contraddetto il fatto che le lezioni di Bernardo Stretti si seguono anche in piedi, cioè, così. Per cui silenziosi non vi vorremmo, è così. Non si sente. Volevo chiedere qual è il suo rapporto ovviamente nella progettazione o l'approccio che ha con il genius loci, cioè la cultura del luogo. Cioè, dove abbiamo visto l'esempio del centro storico, della piazza, della... però dovendo lavorare all'interno di un centro storico, che ha parlato anche di Siena, come spazio pubblico, però Siena anche questo, c'è il genius loci che in qualche modo la cultura del luogo dà quel valore aggiunto che forse affascina e porta tanti turisti, né bene né male, nella città. Quanto bisogna avere nella progettazione, nella riqualificazione, nella progettazione dei centri storici, secondo lei? Grazie. Devo dire che a me la risposta dei centri storici non piace, non per il polo della Malbrusciuzza, ma la cosa migliore della Malbrusciuzza è la sua figlia. Sua figlia è una cantante unica, veramente la sua cosa migliore. Ma no, non è tanto quello che è stato, perché è stato poi banalizzato e tutti trovavano che bastava buttare l'angolo che c'erano dei suoci. Allora, secondo me, se vogliamo dare una... se vogliamo dare una funzione concreta, prima di tutto cercare di capire
quel luogo, ci capitano che significato hanno le luci nel contesto territoriale, senza limitarsi a luci. Perché dico questo? Perché dopo Aldo Rossi noi abbiamo avuto una marea di progetti in cui tutti facevano fatto il campo e disegnavano anche con Aldo Rossi, cioè dopo il progetto era disegnato in bruno rosso, bruno tendendo al rosso e il resto del rosso. Questa era una cosa importante. Allora c'è prima cercare capire senza infringimenti, senza inventarsi le storie, senza inventarsi storie consolatorie, qual è il luogo dello strutturato di quel luogo nella città. Partendo da un'idea molto semplice, che non tutti i luoghi hanno un ruolo straordinario nella città. Bisogna accettare questo, accettare il luogo. Prima di tutto è il luogo della ripetizione e poi dell'eccezione, non sempre e solo dell'eccezione. Seconda cosa, porre grande attenzione ai materiali. Ai materiali, i materiali di cui è fatta la città. E spesso questa è una cosa che, soprattutto oggi, pone dei problemi. Perché da una parte ci sono i materiali dell'uomo, i materiali con cui la città è sempre stata fatta. Anche qui, Siena, Mariana, Lecce, Viten, i vostri compagni, anche Matera. Dall'altra parte ci sono però i nuovi materiali, e noi non dobbiamo trascurare questo. Spesso i nuovi materiali sono anche di grandissimi interessi, che permettono soluzioni spaziali che non sono tradizionali. Qui c'è un ragionamento molto delicato. Per esempio, non ve l'ho mostrato, ma noi abbiamo perso, in tutti i corsi si vedono, abbiamo perso la giovanità di Rosso, a cui io tenevo moltissimo, secondo me la gioia non ha capito, tutti quelli che perdono, in cui c'è un edificio che era un grande parcheggio per il periodo del mercato e si trattava di, secondo l'amministrazione, di demolire quell'edificio e fare un nuovo mercato. E noi abbiamo fatto una proposta diversa, abbiamo fatto una proposta di riciclare l'edificio, facendo sempre un mercato, ma utilizzando soprattutto la struttura portante dell'edificio, che era fatta da pilastri circondati, una dimensione enorme, 2,5 metri per 80 centimetri, il costo della demolizione già diventava qualche cosa di interessante. E poi ci chiamavano proprio perché demolire questa cosa che è stata costruita 20 anni fa, per fare che cosa? E però, allo stesso tempo in cui utilizzavamo quel materiale esistente, le strutture esistenti, di intervenire con le chiusure, eccetera, con materiali. E in particolare anche il materiale del prodotto del vento, che sono materiali molto interessanti, si può plastica. Allora c'è sempre questa cosa, che qualsiasi architettura, ma anche le pavimentazioni delle città, pongono che materiale utilizza. Allora se noi andiamo in giro per le città, troviamo meno casino. Troviamo che spesso, se andiamo in giro con gli occhi bassi, una volta si diceva che le ragazze vogliono andare in giro con gli occhi bassi, non so perché, ma per esempio in una città come Montpellier, ogni 25 passi abbiamo un materiale diverso, un mano, un travertino, un mattone, eccetera, una cosa che non va bene. La città si legge anche in base al materiale di cui è fatto. Grandissima attenzione è una pietra costitutiva. A Siena sono la pietra serena e il mattone, a Montpellier sono un'altra pietra che è la pietra del luogo e nella città a casa di tutta la pietra serena. Insomma, però stare molto attenti a questo.
eccetera, e sceglierne pochi, sceglierne pochi. Insomma, quando bisogna fare attenzione, non vedo che ma io in seconda volta ho avuto una lezione che mi quelle lezioni che restano per la vita, sono un tema. E io ho descritto, e io ho scritto un piccolo albergo. La maestra mi ha scaldato, scusami, se l'alberello è piccolo, e allora non c'è dire piccolo. Se dici piccolo, non alberello. E mi ha mortificato di fronte a tutta la classe. Questa lezione mi è servita. Mi è servita per dire nella lingua, quando si parla, così come quando si disegna, così quando si immagina, bisogna fare economia di mezzi espressivi, non ridondanza di mezzi espressivi. Ora, molto spesso, io devo dire che Eugenio Chiocci viene sottolineato con grande ridondanza. Terza cosa, secondo me bisogna discutere attentamente. Insomma, i simboli non si inventano. I simboli vengono riconosciuti dalla popolazione che li abita, che abita lo spazio. Quindi bisogna discutere attentamente con i cittadini per cercare di capire se l'architettura, il luogo che stiamo disegnando avrà o meno un carattere iconico, un carattere simbolico. Non si può immaginare che ogni cosa abbia un carattere simbolico. È sbagliato, è semplicemente buttare al marcio le cose che stiamo facendo, le butta al marcio con la storia, non come vediamo, è una cosa complicata, però è la cosa. Se non si pensa così, cosa facciamo le chiedere per fare? Abbiamo visto magari degli spazi che prima erano qualcosa e poi sono stati trasformati, dove non c'era niente e dove è stato creato qualcosa, magari anche spazi che hanno subito delle trasformazioni. E poi ha parlato molto della partecipazione, della collettività che poi andrà a vivere quegli spazi. E quindi per la collettività possono diventare questi spazi possono diventare un bene. Magari prima neanche venivano considerati, e poi invece nelle immagini che ci ha mostrato del parco, dove è pieno di gente, è vissuto, fa sentire un senso di appartenenza a quello spazio. Quindi volevo capire come fa un urbanista appunto a creare, a trasformare o creare degli spazi e anche a capire quale può essere poi la relazione, cioè come non so se riesco a spiegarmi, la collettività quello viva, cioè nel senso che noi abitiamo questa città, io magari abito questa città e posso essere, sono gli spazi dove le persone si ritrovano, quindi uno spazio che può essere sentito, invece lì ci ha mostrato anche degli spazi che magari non conosce, dove però è riuscito a creare questo senso di appartenenza e di collettività, quindi volevo, è come chiedere insomma il segreto come un urbanista. Non ci sono, non ci sono, non ci sono, però, non ci sono segreti, se vuole ci sono segreti che sono molto semplici. La prima cosa è vedo un po' la lontana. La mia generazione è una generazione che ha riflettuto molto sull'architettura urbanistica del mondo.
tutto molto in termini critici sull'architettura del nostro mondo. Spesso in modo non del tutto corretto, nel senso che sia l'architettura che l'urbanistica del movimento moderno sono stati colonizzati, senza capire in quale contesto per dire molto brevemente il contesto da quello più grande di una società. C'è stata una in Francia, una rivista, che era stata da Sébastien Marot, Sébastien Marot il filosofo, che era una rivista d'architettura, che si chiamava Rivisita, che ha avuto un ruolo molto importante, anche per me. In quale faceva critica della struttura, in senso anche della struttura, dal punto di vista di chi la perpetra. Quindi, per esempio, c'è stata un famoso numero che criticava la villa costruita da Ben Colas per quel ricco signore americano, con tanti capati, eccetera, problemi, eccetera, dal punto di vista della cameriera che doveva fare per le pulizie di quella casa. E quindi intervistandola, dicendo che non sono problemi, eccetera. Questo è più sul piano di ottico. In realtà molte delle critiche erano fatte non dal punto di vista della solita critica economica, ma dal punto di vista di chi abitava quegli spazi, di chi praticava quegli spazi. E la mia idea è che quando si parla durante la partecipazione con gli abitanti, non possiamo chiedere agli abitanti dei giudizi di critica architettonica, di critica politica, dobbiamo chiedere agli abitanti cose che concernono il loro modo di praticare quegli spazi. E questo è un punto assolutamente fondamentale. Se io non arrivo a capire come uno spazio può essere praticato da gli abitanti, non capisco che progetto devo fare, semplicemente una cosa apparentemente molto semplice, in realtà è molto difficile. Perché? Perché quando un cittadino, qualsiasi persona, parla di uno spazio, parla contemporaneamente di due cose, di come lui pratica lo spazio, di come lui vorrebbe praticare lo spazio, non le tiene distinte. Dentro le stesse parole, quindi bisogna cercare di capire che cosa fa parte del suo giudizio, un giudizio che nasce dall'esperienza, e che cosa invece fa parte del suo immaginario, che è una cosa molto, molto diversa. E allora il segreto, come dice, è uno molto semplice, lavorarci molto, stare molto tempo a parlare con noi. Sono che verosimilmente praticheranno quello spazio. Guardare cosa fanno, per esempio. Io in ognuno di questi spazi qui non credo, passato dove lo fare. Guardando come la gente si muove, cosa fa, come evita certi luoghi e come praticano, cercando di capire perché. E si trova sempre la ragione. Evitano quel fronte lì perché è sempre in ombra del freddo. Vanno in quel fronte di là perché c'è il sole, ma però non ci vanno d'estate e via di sempre. Questo dico una cosa banale, ma non sono per così banale. È l'unico consiglio che io darei. Questo vuol dire una cosa molto semplice, vuol dire che il lavoro di progettazione è un lavoro lungo, un lavoro faticoso dal punto di vista fisico e faticoso dal punto di vista psicologico. Io mi ricordo le lezioni di Piccinato, cominci Piccinato. Veniva a mia scuola, c'era una battaglia, lui già cominciava sempre preoccupando le sue battaglie. L'altro giorno sono andato a Istanbul,
invitato a fare il primo ministro. Sono andato in cima all'Alberto, con scelto un hotel, ho visto il comune, ho capito subito. Ecco, io queste cose, no, non le faccio. Io non capisco. Io ci metto tanto tempo. Ci metto tanto tempo perché osservo attentamente le cose, perché guardo come fa la gente. Quelli che dicono, io sono arrivato là, ho capito subito, non mi piace. Ce ne sono, tanti che capiscono subito. Fortunati loro, tante volte quasi sempre sbaglio. Non so se la mia risposta ti ha sorpreso, no, è l'unica risposta che posso dare. Chiedere anch'io una cosa. Nelle pratiche partecipative, appunto, alcune delle quali molto chiaramente documentate, appunto dai workshop, le passeggiate, poi tutte queste riguardano degli spazi fisici ben delimitati, cioè dove i cittadini, ma non gli immigrati che non venivano, sanno, hanno saputo esprimere appunto la loro immagine o il loro modo d'uso. Poi invece c'è il piano strutturale, dove si individuano i luoghi a cui si possono attribuire funzioni, significati, e all'interno di questi anche individuare dei progetti strategici. Ma a questa scala com'è la partecipazione? Ho trovato sempre molta difficoltà nel dialogo, nella partecipazione, a partire da carte di piano come queste, ecco. Non so se funzioni, se sia fuorviante, se ci mancano i mezzi per comunicare, per narrare. Volevo capire un po' la vostra esperienza, come avete fatto. Io oggi vedo il sistema, il titolo della lezione è stato scritto, il titolo per me piace, però penso che se tra qualche anno qualcuno si ricorda di me, che non ho letto, sia quello che c'è da fare, perché è diventato troppo famoso. Dunque, ci sono due approcci negli anni recenti che si sono confrontati tra di loro in modo utile, in modo molto offerto. Uno è un approccio che siamo soliti indicare, che è quello di cui ho parlato, soprattutto bottom-up, cioè dal basso, partire dal cittadino, e l'altro invece è un atteggiamento top-down, cioè a partire da grandi fenomeni, di cui spesso tanti sono inconsapevoli e che hanno però delle conseguenze profonde sulla città e sul territorio. Devo dire che nel passato gli urbanisti hanno praticato soprattutto soprattutto organizzando questo procedimento top-down e organizzandolo per livelli amministrativi. Qui si avrebbe una discussione molto difficile, peraltro, e per cui le scale della progettazione spesso sono state identificate come scale dell'amministrazione. Non c'è alcuna ragione che questo avvenga. Però questo è dappertutto. Nelle fiamme si ha intanto il coraggio di dire ci sono dei problemi che non coincidono con il confine amministrativo. Questo però ci porta sul tema della governance, che è un altro tema che bisogna affrontare. Allora, combinare questi due approcci, perché io non sono disposto a rinunciare, pratico molto un approccio molto male, a partire dal basso. Però non sono disposto a rinunciare all'approccio che abbiamo. Ci sono alcuni problemi che non possono essere affrontati in un'assemblea popolare,
una finestra su questa cosa di oggi che non sono indirizzati, perché io sono assolutamente convinto del fatto che siamo in presenza di una gravissima questione urbana in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. Ho parlato più volte negli ultimi due anni negli Stati Uniti, a Radar e credo del convinto. Cioè che la crisi che stiamo vivendo dal 2007 in poi, non è una crisi finanziaria, non è una crisi economica, è una crisi contemporaneamente, è una crisi politica, istituzionale, locale, che da una differenza quello che voglio vedere per tutti, ed è una grossa crisi culturale. Un mio amico, sociologo, filosofo, sociologo francese, che si chiama Messia, dice è una catastrofe culturale e forse c'è ragione. Allora, cosa succede in questo momento? Studiando tutti i momenti di grande crisi che si sono avuti a partire dal XVIII secolo in poi, possiamo dire che la città prima della crisi è diversa dalla città dopo la crisi. Cosa volete dire? La città dopo la crisi, la prima delle grandi crisi, e quella era sotto il nome della polemica sul lusso, che era la polemica che i primi imprenditori industriali, che sono i produttori delle produzioni industriali, fanno nei confronti dell'aristocrazia. Noi, che siamo nelle campagne, l'industria nasce nelle campagne, produciamo la ricchezza, quelli scioperati la consumano nei corti. La città della produzione industriale è diversa sicuramente dalla città che non si è invece. La seconda grande crisi urbana, la conoscono tutti, è la crisi della questione dell'abitazione, quando cioè si passa dal sistema dell'industria nelle campagne al sistema di fabbrica nella città. Concentrazione del proletariato nelle grandi città, Manchester, Engels e via di sé, e la crisi dell'abitazione. La città della seconda metà del XIX secolo, dopo è diversa dalla città industriale della prima metà del XIX secolo. La terza grande crisi è la crisi alla svolta dei due secoli, tra il XIX e il XIX. Mi piace dire così in fretta, però mi dico poi il primo. Quando nasce la metropoli di Baudelaire, la metropoli di Lenin, la metropoli di Zilio, cioè nasce uno spazio urbano che nessuno riesce a dominare completamente, nessuno riesce a conoscere del tutto la metropoli. Nasce contemporaneamente la grande società di massa, Fordismo, Taylor, Zilio. La città della prima metà del XX secolo, il movimento etico, è completamente diverso dalla città della terza repubblica del XIX. La quarta grande crisi è quella che Lefebvre, Castells, di seguito, la seconda metà del XX secolo, via urbanistica, tutto. Renovazio Wings, progetti puntuali, eccetera, e la città spirituale. Ecco, a mio modo di vedere, oggi siamo in un punto di partenza. La conseguenza cos'è? Che noi dobbiamo cominciare a immaginare e a disegnare la città di dopo la crisi, che sarà diversa dalla città che conosciamo, che sarà diversa dalla città che stiamo praticando. Sarà la metropoli orizzontale di cui parlavamo stamattina, noi cerchiamo il nostro piccolo, noi cerchiamo di disegnare, sarà qualcosa d'altro, forza, mettiamoci tutti a ragionare, ma sicuramente possiamo dire che la città dei prossimi decenni sarà diversa dalla città nella quale stiamo vivendo. E forse quindi c'è un... Allora, queste sono alcune delle ragioni per le quali io non sono disposto a rinunciare all'atteggiamento top-down. Queste riflessioni le possiamo cogliere e trasformare in progetti solamente se ragioniamo su
tendi vasta portata di grandi strade, se cerchiamo di cogliere quali sono le conseguenze di questi ragionamenti anche alle scale di un certo cioè il percorso così, dall'alto verso il basso, dalla grande scala alla piccola scala. O le ricette non ce l'ha nessuno, e tanto meno io, però non ci sono le ricette, ma ci sono i programmi di ricerca, i programmi di lavoro. Cioè, non sappiamo come sarà, ma possiamo, non sappiamo che dobbiamo lavorare su qualcosa. Questo è il punto. E secondo me è un punto fondamentale. E non possiamo più pensare di cavarcela con qualche bel progetto significativo spiegato. Questo non è una critica a quelli che fanno soprattutto l'architetto, no, non è questo. Anche se io sostengo che l'urbanistica non è per tutti. Mi scuso di questa espressione, ma sono profondamente convinto, l'urbanistica non è per tutti. Nel senso che per fare l'urbanista occorre averci pensato fin da bambino. Ma io posso dirlo, io se io sono umanista lo dico in famiglia, che era il mio professoressa di storia dell'arte, la quale diceva dove si preparava una tesina, e le tesine erano sempre i dipinti di Piero Francesco. Che evidentemente è un architetto, scusami, ma c'è la triennale, tutti altri, ma perché non fare una tesina su queste cose? È stata una specie di folgorazione. Io ho sempre abitato nel centro di Milano, prendevo la mia bicicletta e andavo a Cutiotto, che si trova alla periferia nord. Questa cosa era, per me era un viaggio di formazione, nel senso che dovevo attraversare la città romana, la città storica, per arrivare a una città borghese del secolo XIX, per arrivare alla periferia prima parte del secolo XX e finalmente arrivavo al Cutiotto. Era contemporaneamente una sezione della storia della città, ma una sezione anche della storia della città. Questa cosa è stata una lezione per me, non solo il modo di fare la mia tesi, ma una lezione perché ho cominciato a capire che cos'è una città. E ho cominciato a capire che quello che mi interessava non era solo tanto, non era nemmeno tanto il giudizio su ogni singolo architetto. Certo, passando, facendo questo percorso, trovavo le architetture, i maestri, l'architettura che insegnavano nella facoltà di architettura, trovavo l'architettura di Cartella, l'architettura di Muzio, che sono stato assistente, trovavo l'architettura. Ma non era questo quello che mi interessava, quello che mi interessava era come era fatta la città nelle sue diverse parti, nei suoi periodi di costruzione. E così ho cominciato a diventare un esperienza. È una storia personale, no? Non è una Thank you.
ci sono domande, ci lasciamo, ci salutiamo, soprattutto ringraziamo molto. No, sono io che vi ringrazio perché prima secondo di loro, sono stati attenti, ci sono messi loro, non hanno protestato. Credo che quindi ci possiamo lasciare appunto con questa bella giornata.